Andati a colpo sicuro perché sapevano, erano consapevoli che dietro questo pilastro, nascosta dietro l'armadio, ci fosse la cassaforte e che dentro vi fosse pure il denaro delle tumulazioni. Una discreta somma, 31.000 euro, raccolta in ufficio dallo scorso 6 aprile, data dell'ultimo versamento in banca. E così, pistola in pugno, hanno agito con freddezza. Ieri sera due banditi hanno scavalcato il cancello, si sono presentati dinanzi al custode che hanno immobilizzato e in tutta calma hanno scardinato la cassaforte. Neanche troppo ingombrante, come è possibile vedere da queste immagini, e utilizzando un carrello l'hanno portata via. È un colpo quasi certamente pilotato da qualcuno che conosceva bene alcuni dettagli. Uno tra tutti il fatto che da un mese il servizio cimiteriale del comune è stato trasferito dal cimitero alla direzione comunale dei lavori pubblici di via Domenico Tempio, a due passi dal faro Biscari. E poi quel particolare non indifferente che i funzionari non avevano potuto portare in banca il denaro in quanto il servizio ragioneria non aveva ancora autorizzato la rimessa nella tesoreria comunale. L'episodio avvenuto ieri sera fa emergere il malaffare che regna attorno ai servizi cimiteriali del comune, almeno in passato, come spiega il nuovo dirigente, l'avvocato Marco Petino. Secondo lei è un atto di ritorsione questo? Io non ho certezza che possa considerarsi un atto di ritorsione. Certo è che l'amministrazione negli ultimi 3 anni ha fatto un grandissimo sforzo per rimettere ordine in un settore che per anni è stato abbandonato. Per il fatto che ci fosse la cassaforte sicuramente qualcuno aveva consapevolezza. La squadra mobile sul fatto ha aperto un'inchiesta. Stamattina negli uffici della questura è stato interrogato uno dei responsabili del servizio cimiteriale per chiarire alcune circostanze poco chiare.